2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldin. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Suscita un sorriso amaro l'ennesimo comunicato inviato dal Comune per parlare dei lavori mai iniziati e dell'iter infinito di dragaggio del porto rifugio. Nulla di male a informare la popolazione, assolutamente. Quello che suscita il sorriso amaro è l'iter infinito, è la complicanza che si è venuta a creare, è l'assurda situazione di un iter che non finisce mai. Un altro passo avanti è stato fatto, ci vengono a dire, dopo non si sa quanti anni, perché ARPA ha inviato a ISPRA gli ulteriori verbali relativi alla caratterizzazione delle sabbie. E ora bisogna sperare che in poco tempo l'ISPRA fornisca i documenti necessari a completare le attività, in modo da capire quando sabbia deve andare al ripascimento e quando deve andare in discarica. Cioè, in sostanza, per questo si perdono mesi e mesi, anni e anni, in un balletto incredibile di competenze, di responsabilità. E non è finita, perché ora il porto rifugio è passato sotto la competenza dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, e però non si capisce per quale motivo non c'è la convenzione tra l'autorità portuale e l'assessorato regionale all'ambiente per affidare la competenza di tutta l'area del porto di Gela, del porto Isola, quindi del porto rifugio, all'autorità portuale. Quindi anche quando si passa da un regime all'altro c'è sempre un motivo, un ostacolo, qualcosa che si ferma nei meandri della burocrazia. Un lavoro che poteva essere fatto subito, un lavoro fondamentale che non aveva l'ostacolo dei finanziamenti, perché i fondi sono della città di Gela, sono dei gelesi, viene trascinato così per le lunghe in una sorta di telenovela infinita. Finirà questa telenovela? Abbiamo forti dubbi. L'unica cosa di cui si può prendere atto è che l'amministrazione comunale non si vuole dare per vinta. Di fatto bisogna che questo iter arrivi ad un capolinea, che ci sia il momento in cui si possono appaltare questi lavori. Sicuramente non passerà poco tempo e c'è da tenere le dita incrociate e null'altro, considerando che questa procedura all'interno di un'ENASIN è veramente assurda e scoraggia anche le persone che sono più temerarie, che sono più resistenti. Cioè, se si deve andare avanti così, con questo iter che si blocca per anni e anni, con queste lungaggini e con situazioni che sono veramente paradossali, è meglio gettare la spugna e non aspettare un bel niente. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.